Qui. Ok, siamo live. Allora, ciao Sebastiano, buongiorno, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci ascoltano. Oggi questa videochiamata, questa videoconferenza è un po' dedicata al tuo ultimo libro, Sebastiano. Tuo ultimo libro, che per chi non lo conosce, si intitola La barbarie di Oliveri nel 1943. Sebastiano ha già pubblicato diversi libri, e già sono 7-8 anni che è conosciuto come ricercatore storico. Ha iniziato nel 2014 con un volume dedicato alle famose bombe farfalle lanciate sull'Italia dagli alleati, nel 2014 pubblicato con dall'editore Minchione. E poi nel 2017 Sebastiano ha pubblicato altri due volumi che riguardano sempre i bombardamenti alleati su due città italiane, Milano e Bolzano. Lo scorso anno sei di nuovo ritornato in Italia con questo volume dedicato allo sbarco degli alleati in Sicilia. La domanda d'obbligo è: come mai questo interesse? Cos'è che ha suscitato la tua curiosità per fare delle ricerche e per pubblicare questo volume sullo sbarco degli alleati del 1943? Sì, intanto ti saluto, Carlo, saluto tutti i nostri amici che adesso pian piano si stanno collegando. E sì, diciamo, l'interesse per, in particolare proprio per lo sbarco in Sicilia, poi quello che è accaduto, poi come vedremo anche poi dopo, in una zona poi anche specifica della regione, nasce intanto dall'interesse chiaramente che poteva esserci per riscoprire un po' la storia di un territorio di cui comunque sono originario, perché io vivo in Lombardia, sono nato in realtà pure in Lombardia, però sono originario della Sicilia, fra Oliveri e Barcellona, no? Con i miei genitori, quindi sento proprio forte anche questo richiamo. Mi sento e sono siciliano, no? Quindi è chiaramente già una motivazione di questo tipo. Poi c'è stato anche un forte interesse per quanto riguarda anche riscoprire proprio in sé una forte passione chiaramente per gli argomenti legati alla storia militare, quindi mi sono occupato tanto dei bombardamenti negli anni passati, però diciamo fin da piccolo, no, di pari grado con mio fratello, abbiamo sempre avuto una forte passione poi per la storia militare, no? Quindi anche andare un po' a riscoprire tutto ciò che è legato allo sbarco in Sicilia è sempre stato molto interessante, anche per il fatto che è un argomento di cui negli ultimi anni si è tanto parlato, si è tanto riscoperto, anche molto per quanto riguarda il valore, no, dei soldati italiani che hanno difeso l'isola nello sbarco alleato, perché diciamo per tanti anni nel dopoguerra era passata un po' una storiografia ispirata sia da parte inglese, americana, diciamo da parte alleata, quindi dalla parte dei vincitori, ma sia anche molto da parte italiana, perché ricordiamo che ad esempio già la Repubblica Sociale Italiana, che cominciò anche molto per vari motivi a far passare questa linea che in Sicilia c'era stato il tradimento, si erano arresi tutti, insomma, una visione di questo tipo. In realtà le cose andarono diversamente. Lo vedremo magari poi dopo anche con le prossime domande. Sebastiano, tu per i tuoi precedenti volumi hai usato molto notizie attinte dagli archivi. Per questo libro dedicato appunto alla Baia di Oliveri, allo sbarco, quali sono state le tue fonti principali? Sono state solo fonti di archivio o ti sei, diciamo, hai raccolto anche delle testimonianze sul territorio? Sì, allora chiaramente fonti d'archivio le ho utilizzate molto anche qua, e anzi sono state molto importanti per andare a scoprire degli episodi, dei fatti che sono accaduti nel territorio trattato, che ricordo, diciamo, si parte praticamente dallo sbarco a Brolo, quindi copre praticamente la costa tirrenica messinese fra Brolo e Messina, quindi tutto ciò che è accaduto in questo territorio, in questo specchio di mare, quindi per quanto riguarda operazioni terrestri, navali e aeree. E quindi sì, i documenti d'archivio sono stati importanti, in particolare
per quanto riguarda documenti di origine americana e inglese, per ricostruire alcuni fatti bellici, ma chiaramente hanno avuto poi un'importanza particolare poi anche le testimonianze, anzi rispetto ai lavori precedenti ho puntato ancora di più qua sulle testimonianze, a partire proprio chiaramente dai miei parenti, no? Perché come ho detto sono originario proprio di Oliveri, e quindi per dare un po', diciamo, uno spaccato anche oltre che dal punto di vista militare di fatti bellici che sono accaduti, anche nella vita quotidiana in tempo di guerra, come poteva essere in una piccola località della Sicilia nel pieno travolta da qualcosa di enorme come può essere stata la Seconda Guerra Mondiale. Sì, al momento dello sbarco degli alleati in Sicilia, in base alle tue informazioni, come si presentavano le forze armate italiane sia per quanto riguarda l'esercito che l'aeronautica e la marina? Qual era il nostro campo? Sì, per l'esercito? Sì, allora consideriamo, sì, secondo, diciamo, le cifre un po' che circolano in Sicilia, si trovavano in quel momento, per quanto riguarda la Sesta Armata Italiana, circa 200.000 militari. Poi in realtà ci deve essere qualche problema con l'audio, Sebastiano. Ecco, adesso ti sento. Sì. Io ti sento, diciamo, un po' alto, sento un po' qualche rumore di sottofondo, però comunque ti sento. Bene. Sì, dicevamo, quindi sì, queste divisioni costiere, appunto si parlava di un 10.000 uomini che dovevano coprire un po' tutta la costa della Sicilia, ma alla fine, per fare, diciamo, un esempio pratico, immaginiamo una spiaggia dove andavano a sbarcare ad esempio gli inglesi, quindi ad esempio reggimenti su reggimenti di soldati inglesi, poi magari c'era una compagnia o addirittura in certi casi anche solo un plotone a dover appunto difendere. Poi immaginiamo che si trattava poi anche di soldati che potevano essere più o meno addestrati, spesso erano anche anziani come età, erano male armati, erano delle volte, no, si racconta che gli mancavano perfino gli stivali, gli scarponi, quindi anche come divise non erano al completo, quindi era una forza molto, molto eterogenea e chiaramente l'artiglieria alle spalle spesso scarseggiava, e quando c'era bastava che le batterie italiane aprissero il fuoco contro le navi nemiche, e veramente si duravano 10-15 minuti prima di essere travolte dal fuoco di risposta americano-inglese, era tanto. Mancavano spesso e volentieri i campi minati, ci sono stati tanti capisaldi ad esempio anche più nell'interno rispetto alle spiagge, che hanno resistito magari anche per delle volte anche per diversi giorni. Il problema è che non c'erano il più delle volte dei campi minati, ma non perché non erano ancora stati affrontati, magari erano stati era stato previsto appunto che sarebbero stati sistemati, ma al momento dello sbarco ancora le difese non erano comunque al completo, e quindi magari questi capisaldi molto tranquillamente venivano superati dalle forze alleate, che erano comunque molto mobili, molto, molto rapidi anche nei movimenti, con i mezzi che avevano a disposizione, e non era importante appunto perdere tempo ad attaccare quel caposaldo, perché si superava tranquillamente. Poi questo magari resisteva fino all'esaurimento delle munizioni, ma quindi capiamo, sì, che c'è stato, il soldato italiano ha fatto quel che ha potuto, ma io, una cosa che mi piace dire sempre, è stato un eroe anche che ha avuto il coraggio di sparare un sol colpo di moschetto in una situazione del genere, perché non so da parte alleato, anche tedesca, se appunto avrebbero fatto lo stesso. L'italiano era un po' anche abituato a doversi arrangiare. Sì, purtroppo. Senti, e invece la Marina che ruolo ebbe per contrastare lo sbarco degli alleati? Allora, la Marina potremmo dire di primo impatto che ebbe un ruolo marginale, per il fatto che comunque
le navi non intervennero, no? Non intervennero comunque, anche lì si è fatto poi tanta polemica, poi in realtà bisognava entrare un po' anche nel contesto. Per la Marina quello che avrebbe dovuto essere la battaglia decisiva sarebbe stata lo sbarco a Salerno, più che la battaglia di Sicilia. Partire per andare a contrastare la flotta alleata in Sicilia probabilmente non sarebbe arrivata neanche una nave, cioè sarebbero state tutte eliminate da sommergibili e da attacchi aerei. Quindi per la Marina quella che poi sarebbe dovuta essere la battaglia finale, almeno sulle carte, era la battaglia di Salerno. Poi sappiamo che è andata diversamente e alla fine non c'è stato un contrasto italiano, perché l'Italia si era già arresa. Però questo era. In realtà poi ha avuto un ruolo anche importante, perché intanto per quanto riguarda i sommergibili, le motosicuranti, e poi i soldati delle piazze forti, no? Che erano tipo la piazza forte di Augusta, Siracusa, Palermo, a Messina, cioè c'erano queste piazze forti che erano sotto una serie di reparti che erano poi sotto il comando della Marina, e questi poi comunque parteciparono attivamente ai combattimenti. L'aviazione ebbe un ruolo oppure non interessò? L'aviazione, anche lì diciamo, l'aviazione fu praticamente annientata e poco diciamo riuscì poi a fare per un effettivo contrasto, ma non perché non intervenne o per altri motivi, ma perché veramente fu... Intanto nei giorni precedenti lo sbarco, nei mesi anzi precedenti, gli aeroporti della Sicilia furono bombardati pesantissimamente, quindi furono praticamente annientati i reparti italiani presenti in Sicilia, ma come anche in Calabria e nel meridione, quindi anche nelle località che prossime alla Sicilia, da cui avrebbero potuto partecipare al contrasto. E poi al momento proprio della battaglia di Sicilia si diedero veramente da fare fino all'ultimo, ma furono annientati ormai quelli che erano i resti della Regia Aeronautica. Ci furono anche degli episodi importanti, come quello del generale Button. Non ho capito. Il generale Button comunque ebbe una brutta disavventura con un aereo italiano. Sì, infatti, esatto. Proprio il generale Patton a Gela, quando stava mettendo piede a Gela, un nostro Macchi addirittura lo arrivò a mitragliarlo, e per un pelo diciamo si sarebbe potuto fare il colpaccio, che poi chiaramente non avrebbe cambiato le sorti della guerra, però sarebbe passato sicuramente alla storia. Quindi comunque il coraggio non mancò, chiaramente si era proprio alla fine. L'Italia era arrivata proprio al suo limite materiale, umano, e quella era veramente stata proprio l'ultima battaglia che fu combattuta da un'Italia unita, prima che poi si spaccasse in due con quello che succederà dopo. Sì. Ecco, abbiamo visto un po' le forze in campo, abbiamo visto un po' che una certa storiografia presenta lo sbarco degli alleati come una sorta di passeggiata. In realtà, in base ai tuoi documenti, le cose andarono diversamente, non fu proprio una passeggiata. Puoi descriverci a grandi linee un po' i combattimenti che ci furono un po' in tutta l'isola e anche eventuali atti di eroismo? Purtroppo pare che ci sia stata anche qualche diserzione tra le file italiane. Puoi darci una descrizione di come andarono le cose? Per quanto riguarda l'eroismo, va citato innanzitutto anche ciò che fece la 206ª divisione costiera. Partiamo proprio dalla divisione costiera, proprio per parlare diciamo di quanto abbiamo detto prima, che erano delle divisioni male armate, male addestrate, però una divisione che si diede veramente molto da fare e fece comunque tutto il possibile per contrastare lo sbarco inglese. Tant'è che praticamente al generale Davè, che comandava la divisione, fu concesso diciamo una sorta tra virgolette di onore delle armi, non venne dato effettivamente l'onore delle armi, fu una specie di onore delle armi, cioè si concesse di portare la pistola, no? Quindi al momento in cui il suo comando cadde. Molto noti sono sicuramente gli avvenimenti di Gela. Ci fu una battaglia enorme, sia al momento dello sbarco ci fu una forte resistenza già dalle prime ore del 10 luglio del 43, e una grande resistenza già per quanto riguarda i reparti costieri, che veramente
ci fu un combattimento casa per casa e veramente infissero delle forti perdite già agli americani. E poi ci fu già un contrattacco lo stesso giorno, poi in particolare ci fu una grande battaglia il giorno 11 da parte della divisione Livorno e dell'Hermann Göring tedesca, che diciamo per un soffio non si riuscì a ricacciare in mare gli americani. Poi chiaramente lo strapotere materiale, in particolare dalla parte degli americani, fece prendere poi l'arco della lancia dalla loro. Poi per stare sempre ai primissimi giorni ci fu una grande battaglia fra Licata, Agrigento, per la difesa di Agrigento, una grande battaglia a Solarino. Con mio fratello abbiamo avuto il grande onore di poter conoscere di persona e sentire la testimonianza del sottotenente Adamo Proficco, che al comando di un plotone di carri leggeri R-35 andarono al contrattacco praticamente degli inglesi per sfondare la linea del fronte in un disperato tentativo di rompere, diciamo, di prendere contatto poi con i tedeschi e salvare dall'accerchiamento che era già in atto dei resti della divisione Napoli, che erano sulle alture di Solarino. Quindi ci fu molto valore anche lì. Poi la battaglia di Catania, che diciamo è passata un po' anche lì alla storia, solo quasi per quanto riguarda i tedeschi, i bravi tedeschi. In realtà gli italiani c'erano, e come, la difesa del Simeto, la difesa di Catania fu a tutti gli effetti condotta proprio anche dagli italiani. Non mancarono poi anche chiaramente episodi di diserzioni. Il più noto è quello per quanto riguarda la piazzaforte di Augusta Siracusa, dove ci furono delle diserzioni di massa. Questo perché in particolare mancarono gli ordini, poi fu un vero e proprio problema di comandi. Quindi quando latita già il comando, poi scendendo sempre più di grado, chiaramente è successo quello che è successo, scomparendo ufficiali, scomparendo chi doveva dare ordini. Alla fine poi i sottoposti, i marinai, i soldati semplici, alla fine abbandonarono le posizioni, anche perché si era diffusa la voce che appunto bisognava ritirarsi, che c'era una sorta di liberi tutti. Lì fu un episodio eclatante, ma che poi fu talmente eclatante che coprì poi tanti episodi di valore, fece veramente quasi passare come se era andata così dappertutto. Ci furono altri episodi di diserzione anche nella Sicilia occidentale, per dire, in varie zone, ma ecco, la narrazione che se n'è fatta è stata veramente esagerata. Ad esempio, cito anche a titolo di esempio, no, per quanto riguarda anche come gli alleati stessi, no, parlassero come se gli italiani non combattevano. A Licata fu detto, no, praticamente che gli italiani non avevano contrastato lo sbarco. Questo perché fu molto semplice per loro appunto penetrare subito nell'interno, sbarcare e penetrare subito nell'interno. Pensavano, detto, che gli italiani se n'erano scappati. In realtà quei pochi colpi, quei pochi contrasti che hanno avuto furono fatti da i soldati che effettivamente c'erano lì. Erano pochi, avevano pochissimi strumenti di difesa a disposizione, ma chi c'era ha fatto il proprio dovere. A loro gli è sembrato come se era rimasto qualcuno, così ha sparato due colpi ma il grosso se n'era scappato. Invece erano proprio quelli che effettivamente erano lì. E queste convinzioni, tutta una serie poi di analogie, quelle cose che sono successe, ha creato un contesto che ha stravolto un po' la realtà dei fatti. Senti, i soldati italiani catturati dagli alleati come furono trattati in Sicilia? I primissimi giorni dello sbarco, a partire proprio già dalla notte che precedette lo sbarco, quindi con già dei paracadutisti, quindi prima ancora che appunto ci fosse proprio lo sbarco sulle spiagge, non si facevano prigionieri. Questo perché anche proprio il generale Patton aveva suggerito, no, un po' per caricare le truppe, perché diciamo queste le truppe americane all'epoca noi adesso ce le immaginiamo anche un po' con i film, no, che sono stati fatti, un po' la propaganda, ce le immaginiamo come iperagguerrite e tutto quanto. In realtà erano un po' agli inizi della loro esperienza bellica. Loro in Nord Africa, poi in Tunisia, avevano subito anche delle belle patoste da parte tedesca, anche italiana,
perché comunque erano reparti un po' alle prime armi, hanno avuto il loro battesimo del fuoco, non erano ancora ben temprati alla battaglia, non sapevano bene, ecco, come comportarsi. Quindi per caricarli anche nella paura che appunto fosse in un'operazione comunque così importante come quella dello sbarco in Sicilia potessero succedere dei problemi di quel tipo, diserzioni o confusione, così è. E allora furono caricati veramente all'ennesima potenza, non fate prigionieri, sparate. Erano dei suggerimenti che furono presi comunque alla lettera, e ci furono poi diversi massacri di prigionieri italiani ma anche di civili. Il più noto è quello passato alla storia come Viscari, diciamo presso l'aeroporto di Santo Pietro, poi più vicino a Piano Stella. Ci furono fucilati a Piano Stella dei civili, a Viscari una settantina di soldati italiani e qualche tedesco. Quindi diciamo che questo per fare alcuni esempi, ma potremmo dire Comiso, potremmo dire Vittoria. Ci furono tante stragi, e stando poi anche a quelle che sono state documentate, o comunque di cui c'è almeno la testimonianza, se non almeno l'inchiesta o la parte scritta, che poi chiaramente non sempre c'era, ma io immagino che tante altre sicuramente ebbero luogo senza che ci sono dei testimoni, qualcuno che può, specialmente ormai passati così tanti anni con, diciamo, la morte bene o male dei protagonisti degli eventi, ormai sono finite, diciamo, un po' nell'oscurità un po', no, della storia. Però nella memoria collettiva di Oliveri si parla di due ragazze che furono colpite da una bomba proprio mentre si stavano per salvare. Ci puoi raccontare questo episodio che hai raccontato nel tuo libro? Sì, allora queste ragazze si chiamavano Paola Nasisi e Carmela Iarrera, erano due ragazze di Oliveri. Praticamente do un attimo il contesto in cui ebbe un tragico episodio. Siamo al 14 agosto del 1943. Praticamente gli americani avevano rotto, diciamo, la terza divisione americana aveva rotto l'ultima linea difensiva tedesca vera e propria, che sul costone di Naso, il fiume Zappulla, c'era stato quello sbarco a Brolo, quindi appena dietro le linee tedesche, insomma. Si era in una fase di movimento, il 13 agosto era caduta Patti e già poi verso la sera era stata poi superata Tindari, il promontorio di Tindari, e ed erano arrivati gli americani già nella sera sulle alture retrostanti Oliveri. A questo punto si fermano perché erano privi comunque di artiglieria in quel momento, quindi dovevano un attimo riorganizzarsi prima di riprendere l'avanzata, perché immaginiamo che da quel punto in poi praticamente c'era un largo tratto tra una leggera pianura costiera, diciamo, possiamo così dire, e le colline retrostanti, quindi non si poteva più andare avanti oltre in quel modo. E si fermano un attimo e intanto i tedeschi si erano ritirati e si erano attestati sul fiume Mazzarrà, quindi Oliveri era rimasto un po' nel mezzo, terra di nessuno. Erano appena arrivati gli americani giusto nelle alture, nel circondario. I tedeschi se n'erano andati. I tedeschi, prima di andarsene, avevano detto agli abitanti, agli oliveresi, che avevano detto riparatevi nella galleria della ferrovia. Parlo della galleria che si trova praticamente tra Oliveri e Mongiove, che passa praticamente, bypassa il promontorio di Tindari, la galleria della ferrovia, e riparatevi lì che domani ci spareremo, tra poco ci spareremo con gli americani. Ci sarebbero stati quindi uno scambio di colpi d'artiglieria. Infatti i tedeschi si erano ritirati sul torrente Mazzarrà, da lì presso un caposaldo che era già stato affrontato dagli italiani, diciamo il caposaldo di Piglio Salicà, aprirono il fuoco contro gli americani che si trovavano a Oliveri e stavano comunque facendo delle puntate offensive in avanti. Gli americani poi risposero al fuoco, ci fu questo scambio di colpi, ci furono dei morti anche da parte americana, di militari, e purtroppo una di queste granate d'artiglieria tedesche andò a infrangersi proprio verso l'inizio dell'ingresso della galleria della ferrovia, e dove queste due ragazze, insieme a un altro gruppetto di bambini, ragazzi, di persone, stavano scappando per rifugiarsi, veramente a un passo praticamente dalla salvezza, e si chiamavano Paola Nasisi e Carmela Iarrera. Senti, dal 1943, dallo sbarco degli alleati in Sicilia fino alla fine della guerra,
tutta l'Italia è stata coinvolta in eventi bellici, ci sono stati tanti episodi dove i civili ne hanno pagate le dure conseguenze. Io ti invito a lasciare un attimino la Sicilia per spostarci un attimo nel Lazio, precisamente nella Ciociaria, dove lì dei soldati inquadrati nelle truppe alleate hanno commesso delle atrocità nei confronti della popolazione civile. Ripeto, dappertutto ci sono stati dei brutti episodi di violenza, ma qui nella Ciociaria si sono verificate quelle che sono state definite le marocchinate. Io vorrei chiederti cosa sono queste marocchinate e se tu, i soldati che hanno commesso queste atrocità, nel corso delle tue ricerche li hai trovati anche in Sicilia. In Ciociaria c'è stato poi anche il film che diciamo poi rese noto, no? Anche un po' quello, non so, Fiaroren, quello che era accaduto. E adesso negli ultimi anni anche lì sono tante ricerche ulteriori che stanno venendo fatte, c'è un'associazione molto attiva, quindi se ne sta finalmente parlando anche un po' di nuovo di più. Praticamente a seguito dello sfondamento della linea Gustav da parte delle truppe alleate, in particolare poi delle truppe marocchine, così erano soldati praticamente coloniali francesi che combattevano per la Francia libera, no, di De Gaulle. E questi soldati erano comunque anche fisicamente molto prestanti, comunque abituati anche a combattere in montagna, erano l'ideale in quel momento per quel fronte. Per caricarli ancora all'ennesima potenza, il generale Juin, si parla di questo documento che effettivamente non è mai stato rintracciato fisicamente, dove gli disse, no, che loro, se avessero fatto, in sostanza gli disse che se avessero fatto il proprio dovere, avessero appunto sfondato la linea, tutto ciò che si trovava oltre, quindi parlando di donne, possiamo immaginare poi, vedete poi anche quello che è successo, i beni anche da rubare, tutto quanto era a loro disposizione. Quindi non ci sarebbe stata, si fece intendere che ci sarebbe stata l'impunità su qualsiasi cosa su cui si fossero voluti sfogare una volta superato l'ostacolo del fronte. E questo documento, ripeto, effettivamente, fisicamente se ne è parlato tanto, non è mai stato ritrovato una copia di questo documento. Fatto sta che parlano i fatti, ci furono migliaia e migliaia di stupri di donne, ma anche di uomini, di bambini, di anziani, furti, nefandezze di ogni tipo, crimini, uccisioni, e a cui interi paesi della Ciociaria furono praticamente vittima di questa tragedia, e spesso venivano obbligati anche i mariti ad assistere, oppure poi quelle stesse nefandezze venivano commesse anche su di loro, poi venivano uccisi tutti, qualcosa di veramente incredibile che si fa fatica anche solo a immaginare. E una cosa importante anche che voglio dire, seppur il grosso, quasi tutto fu commesso appunto da questi soldati di origine marocchina, in realtà parteciparono anche soldati coloniali di altre colonie, ma anche in particolare soldati bianchi francesi ufficiali che presero parte attivamente anche a questi episodi di questo tipo. Erano in numero minore rispetto ai soldati poi coloniali, che erano più che altro gli ufficiali, quelli proprio francesi nazionali, così, ma ovviamente parteciparono anche loro a queste nefandezze. Tant'è che, se ricordo bene, ci fu addirittura un episodio dove gli americani arrivarono proprio a spararli contro per farli smettere. E questo che accadde poi in massa in Ciociaria, in realtà era già cominciato, quindi c'erano stati già i primi sintomi, un po' di quello che poi sarebbe successo già in Sicilia, perché questi soldati marocchini sbarcarono, se non erro, intorno al 12 luglio, quindi qualche giorno dopo lo sbarco, che è stato il 10, a Licata, e cominciarono un po', purtroppo, questa attività più in piccolo, piano piano, fino ad arrivare a un epilogo abbastanza già più consistente, quando arrivarono sui Neprodi a Capizzi. Erano sempre nelle retrovie, non avevano partecipato a combattimenti attivi,
quando arrivarono a Capizzi, nei Nebrodi, in provincia di Messina, questi episodi esplosero, già più in massa, seppur in un contesto ovviamente minore, piccolissimo rispetto alla sciocceria. Ci furono le vendette poi comunque dei mariti, degli amici, dei parenti delle vittime, e ci fu una vera piccola guerra nelle retrovie fra appunto gli abitanti di Capizzi e i marocchini. I marocchini furono attaccati nei loro stessi accampamenti, furono uccisi anche in maniera efferata, e gli alleati avevano anche lasciato un attimino fare, poi fermarono un po' le cose, li portarono via e basta, perché comunque sia si resero conto forse anche di che quella vendetta, quella rappresaglia, seppur venissero uccisi dei soldati alleati, era comunque in qualche modo motivata da delle efferatezze che non avrebbero dovuto aver luogo. Tra l'altro, il comandante francese ha avuto, tra virgolette, l'onore di avere una statua a Parigi, proprio in Piazza Italia, proprio il colmo dello sfregio all'Italia. E pare che questa statua però sia stata distrutta recentemente durante alcune manifestazioni, segno che questo generale francese era, tra virgolette, inviso anche ai suoi stessi connazionali. E ritornando un po' al tuo libro, che per lo stile che ha è rivolto un po' a tutti, sia agli specialisti che al grande pubblico, io però ti dico, io spero che questo libro venga letto soprattutto dai docenti, perché possano un po' portare nel mondo della scuola certe notizie vere su quello che è successo in Italia durante l'ultimo conflitto mondiale. Però mi interessa anche che questo libro venga letto dalle giovani generazioni, magari per esempio il lettore più attento potrebbero essere i ragazzi delle scuole superiori. Puoi darci qualche buon motivo per invogliare i giovani studenti a leggere il tuo libro? Ecco, questo come ultima domanda a conclusione di questa nostra conversazione. Ti ringrazio per questa domanda, perché ci tengo, ho avuto qualche esperienza anche nelle scuole, in quel caso era stato parlavo in particolare dei bombardamenti, quindi comunque ho notato un certo interesse per dei ragazzi, per una storia che alla fine li riguarda. Infatti quello che voglio dire è che questo libro tratta poi la storia di un territorio, chiaramente, in particolare, però potrebbe essere la storia un po' di ognuno di noi. Io alla fine ho ripercorso anche un po' quella che era anche un po' la mia storia, quella delle mie origini, no? Penso che questo stesso percorso possa essere, questo libro può stimolare magari questo percorso in un ragazzo, perché appunto magari fare delle domande ai propri nonni, cominciare un po' anche a ripercorrere un po' la storia, che chiaramente magari quando uno è giovane così magari si pensa ad altro, no? Poi ci si accorge dopo magari di quel tipo di bisogno, no? Di riscoprire le proprie radici. Ecco, potrebbe essere già quello un motivo a cui tengo molto, e poi chiaramente io questo libro l'ho voluto impostare poi in una maniera, ho messo poi anche tante foto dei luoghi. Ecco, è un libro che oltre che di storia, di persone, parla poi anche molto di luoghi. Ci sono dei panorami bellissimi, non lo dico perché è la terra di cui sono originario, ma perché effettivamente ci sono dei luoghi veramente bellissimi, e dove poi purtroppo, diciamo, legate anche ad episodi violenti, tragici, no? Però si può chiaramente. Poi ci sono postazioni anche ancora da riscoprire. Ad esempio, a Oliveri c'è un bunker che ultimamente l'amministrazione comunale l'ha completamente ripulito, rimesso a lucido. Con l'associazione Lambatoria è stato messo un pannello che spiega appunto dal punto di vista tecnico, storico, quello che è accaduto sul territorio. Quindi ecco, ci sono questo legame un po' fra il luogo e la storia, può essere
mi piacerebbe anche l'idea di immaginare che questi luoghi vengano visitati libro alla mano, e quindi mentre si apprezza un bagno a mare o un panorama mozzafiato, si possa anche dire: guarda, immaginare magari che lì ci fu quello sbarco, che lì passarono quelle navi, ci fu un bombardamento navale, eccetera, eccetera, come è stato. Perché poi alla fine la storia è questo, è legata indissolubilmente ai luoghi, senza se parleremmo di fiabe probabilmente, se non avessimo il luogo poi dove ciò avvenne, ecco. Ti aspettiamo in libreria con un nuovo volume? Stai facendo nuove ricerche? Puoi anticiparci qualcosa? In questo momento no, in questo momento le idee ci sono sempre, le idee sono fin troppe. In questo momento non c'è niente di preciso in cantiere, sono tante idee sicuramente, e spero comunque di concretizzare qualcosa di nuovo presto. Su chissà quale argomento, ecco, non è detto che sia sui soldi, magari anche su qualcosa di diverso. Comunque, 4 libri per la tua età sono già tanti. Io ti faccio veramente tanti auguri per questo libro, perché veramente merita, e spero che venga letto da tutti, ma in modo particolare dai docenti e dagli studenti. Ti ringrazio, Sebastiano, per questa piacevole conversazione, e tanti auguri per tutto. Va bene? Grazie a te, un saluto a tutti. Grazie, ciao Sebastiano, ciao a tutti, ciao.